Salve, ho 30 anni e ho da poco festeggiato il mio primo anno di matrimonio. Attualmente mi sto godendo una vita da sposina beata e da sogno, questo non solo perché non è passato molto tempo da quando ci siamo sposati, ma anche perché ho la fortuna di avere un marito amorevole e sincero, oltre ai miei suoceri che mi hanno accettata con tutto il cuore. Tuttavia, chi mi circonda è spesso sorpreso di sapere che il nostro cammino verso un matrimonio di successo non è stato sempre facile. Permettetemi di condividere la mia storia per capire dove mi trovo oggi. Vi riporto alla mia infanzia. In giovane età, mi sono ritrovata a vivere con il mio nonno materno dopo la scomparsa di mia madre in un tragico incidente stradale. Il ricordo di quel giorno rimane vivido nella mia mente. In particolare l'attesa della promessa di mia madre di comprarmi il pollo fritto al suo ritorno dal lavoro. Aspettavo con ansia il suo arrivo. Anche se l'ora si faceva tarda, le 9 passarono e mia madre non era ancora tornata a casa. Sempre più preoccupata, provai a chiamarla, ma non mi rispose. La fame non aveva più importanza, mentre la preoccupazione mi consumava. Fu in quel momento che una telefonata di un agente di polizia sconvolse il mio mondo con una storia inimmaginabile. Da quel momento in poi la mia memoria è diventata nebulosa e tutto ciò che ricordo è di aver fissato l'orologio e la porta, cercando disperatamente di calmare i miei nervi. Quando finalmente ripresi i sensi, mi ritrovai a stringere la mano di mio nonno mentre ci dirigevamo verso casa sua, mia nonna materna. Era morta da tempo e mio nonno viveva da solo in una casa modesta e un po' disordinata, piena di resti del passato. Mio nonno lavorava come custode e, al suo ritorno, l'odore del suo lavoro aleggiava nell'aria. Nonostante la mia giovane età, capii che non potevo esprimere alcun disgusto nei suoi confronti quando iniziai la scuola elementare. La dura realtà delle mie condizioni divenne evidente. Quel primo giorno arrivai mano nella mano con mio nonno, l'unico compagno, e da quel momento in poi rimasi senza amici. Desideravo la compagnia e sognavo di avere molti amici. Ma la triste verità incombeva su di me. Ricordo che mi sentivo ferito quando venivo lasciato solo senza nessuno con cui giocare. Era naturale che non avessi amici. Gli altri studenti arrivavano a scuola ordinati e puliti, con zaini nuovi, mentre io avevo capelli disordinati, vestiti vecchi e logori e uno zaino con immagini pacchiane, regalato dalla mia defunta nonna. Forse le cose sarebbero state diverse se lei fosse stata viva, ma non potevo cambiare le mie condizioni. La mia unica famiglia era mio nonno, che mi aveva cresciuta. Essere cresciuta da lui significava rinunciare a molte cose, non solo ai bei vestiti, anche quando andavamo a fare i picnic a scuola. La mia borsa del pranzo rivelava che non avevo una madre. Quindi, chi avrebbe voluto essere mio amico? Di conseguenza, giocavo sempre da sola, leggendo libri o giocando con i giocattoli che il mio intraprendente nonno trovava nella spazzatura. Non comprava mai cose nuove, ma riparava e riutilizzava oggetti che altri avevano buttato via. Tuttavia, mi vergognavo di vivere con lui e mi vergognavo del suo aspetto. Disprezzavo il fetore che lo avvolgeva e il modo in cui camminava in modo dinoccolato, indossando magliette intimamente stirate. Quando raggiunsi la pubertà, mi sentivo infelice al punto di desiderare di rimanere orfana, se questo significava sfuggire a questo stile di vita. Ero una nipote terribile perché mio nonno non riusciva a smettere di lavorare e anche nel tempo libero raccoglieva scatole vuote. Eppure, non provavo alcuna gratitudine nei suoi confronti. Volevo avere successo, a qualunque costo, era l'unico modo in cui credevo di poter sfuggire a questo ambiente povero. Così studiai instancabilmente, come se la mia vita dipendesse da questo. Gli adulti intorno a me invidiavano la mia dedizione e mi lodavano, ma la verità era che studiavo per disperazione. Credevo che non sarei riuscita ad andare all'università senza una borsa di studio. Di conseguenza, non ho ricevuto ripetizioni o frequentato accademie private, eppure sono diventato uno studente modello, classificandomi costantemente al primo o al secondo posto in tutta la scuola. Ho ottenuto il massimo dei voti agli esami e sono riuscito a vincere una borsa di studio completa per l'Harvard College. Ho continuato a frequentare la facoltà di legge con la stessa borsa di studio. Mi sentivo orgoglioso dei miei risultati, sapendo di aver lavorato duramente per ottenerli.
Tuttavia, mio nonno non mi trattò in modo diverso, nonostante avessi ricevuto una borsa di studio completa per un college della Ivy League. Quel giorno ho provato una leggera fitta di dolore. In qualsiasi altra famiglia si sarebbe festeggiato alla grande, facendo un gran clamore per un tale risultato. Non potevo fare a meno di chiedermi se mia madre fosse ancora viva, se le cose sarebbero state diverse, quando il pensiero di lei mi attraversava la mente. Anche nel giorno più felice della mia vita, le lacrime scorrevano incontrollate. Proprio in quel momento, il campanello suonò e l'invitante aroma del pollo fritto si diffuse verso di me, accendendo un brontolio nello stomaco, con mio grande imbarazzo. Il nonno, perspicace come sempre, dichiarò che era il mio piatto preferito. Mi trovai a perdere le parole, non sapendo come esprimergli la mia gratitudine. «Perché non prendi anche tu un po' di pollo, nonno?» «Non c'è problema», lo implorai, ben sapendo della sua abituale avversione per il pollame. Lui insistette per attenersi alla sua preferenza di concedersi solo l'insalata di cavolo che accompagnava il pollo, permettendomi di divorare l'intero banchetto. All'epoca non sapevo che la mia ammissione alla facoltà di legge di Harvard aveva riempito mio nonno di un tale orgoglio che se ne vantava con tutti gli abitanti del quartiere. Il proprietario del ristorante, la cui figlia era una delle mie rivali accademiche, raccontò come mio nonno avesse proclamato con entusiasmo: «Dammi la porzione più grande di pollo fritto che hai per mia nipote. È il suo preferito, dopotutto, e anche tanta insalata di cavolo». Quel ricordo riaffiorò, l'immagine di mio nonno che dichiarava la sua avversione per il pollo mentre assaporava ogni boccone di insalata di cavolo, e suscitò in me un'ondata di emozioni. Il mio rapporto con lui era sempre stato teso, privo di ricordi piacevoli e di affetto genuino. Eppure, stranamente, da quel giorno in poi, ogni volta che pensavo a mio nonno, una fitta di nostalgia mi trafiggeva il cuore, mentre mi accomiatavo da lui, preparandomi a trasferirmi in un appartamento in affitto più vicino alla mia università. Lui disse: «Trudy, mi dispiace di non averti potuto aiutare molto. È imbarazzante, ma non avevo idea di come crescerti. Tu, tuttavia, possiedi notevoli capacità e puoi eccellere in qualsiasi cosa tu voglia fare. Ora non ho più nulla da offrirti, ma ti sono immensamente grata. Mi scuso per averti fatto sostenere il peso dello studio da sola. Ti prego di dedicarti ai tuoi studi e di diventare un eccezionale ufficiale della legge. Grazie per essere diventato un individuo così ammirevole sotto la mia guida non proprio adeguata». Quelle parole accorate di mio nonno lasciarono un segno indelebile in me, rendendomi indifeso e vulnerabile. Feci ripetutamente un voto solenne a me stesso, promettendo di diventare una persona degna del suo amore e del suo sostegno, sforzandomi di raggiungere il successo il più rapidamente possibile, con una determinazione incrollabile. Mi sono immersa negli studi come se la mia vita dipendesse da questo. Non c'era tempo per le storie d'amore o per le tipiche esperienze universitarie. Eppure, non avevo rimpianti nel mio cuore, a differenza di prima, quando la mia ricerca del sapere era guidata unicamente dal desiderio di successo. In quel periodo studiavo per dare gioia a mio nonno e realizzare il mio sogno di diventare uno stimato ufficiale della legge. Ogni giorno aveva un significato profondo e prezioso per me. Non mi preoccupavo delle tasse universitarie e riuscivo a completare con successo la mia formazione in legge e a prepararmi per l'esame di abilitazione alla professione forense. Tuttavia, lo studio per l'esame di Stato si è rivelato più impegnativo del previsto e in quel periodo mi sono sentita piuttosto isolata. Vivevo da solo perché era vicino il compleanno di mio nonno e ho deciso di tornare a casa. Di solito mio nonno mi diceva al telefono di non disturbarmi a tornare a casa e di usare il tempo per concentrarmi sullo studio per l'esame di abilitazione. Mi assicurava che stava bene e che era pronto a offrire assistenza finanziaria ogni volta che ne avessi avuto bisogno. Così non lo informai della mia visita. Comprai delle bracciole di maiale e del vino e tornai a casa, solo per scoprire che mio nonno era stato ricoverato in ospedale 2 settimane fa, ma non mi aveva informato. Era scivolato e caduto per strada mentre spazzava e aveva finito per rompersi le ossa dell'anca, richiedendo un intervento chirurgico. Nonostante i suoi problemi di salute, non voleva disturbare i miei studi, così ha rimandato l'intervento.
Non potevo crederci, nonno. Non puoi rimandare una cosa così importante come un intervento chirurgico. Così facendo, non mi aiuti, ma mi fai sentire una nipote negligente. E poi, questo si ripercuoterà anche sul tuo benessere. Come potrei diventare un peso invece che un sostegno per te, nonno? Se fossi in ospedale come te, non ti contatterei perché mi sentirei in colpa per averti fatto preoccupare. Ritarderei la mia stessa operazione. Come si sentirebbe? Non c'è bisogno di scusarsi, ma puoi immaginare quanto sono rimasto scioccato quando ho saputo delle tue condizioni. Se il proprietario del ristorante non mi avesse informato, non avrei potuto concentrarmi sui miei studi perché non sapevo dove fossi. Mio nonno interruppe il mio rimprovero dicendo: «Ok, smettila di rimproverarmi. Sono così felice di vederti. Ma hai intenzione di continuare a rimproverarmi? È perché mi sento così in colpa». Ho addolcito il mio tono e ho risposto: «Non c'è bisogno di sentirsi in colpa, nonno. Come stai? Come procede la tua guarigione? Ti compro il tuo pollo fritto preferito domani». Era passato un po' di tempo dall'ultima volta che avevo visto mio nonno e avevo notato che era dimagrito. Nonostante ciò, continuava a sorridere e a parlarmi in modo gentile. Quando ero più giovane, pensavo che mio nonno fosse severo e poco loquace, ma ora sembrava più un bambino. Una persona molto affettuosa. Fortunatamente l'intervento è andato bene, ma a causa della sua età abbiamo deciso che era meglio che rimanesse in ospedale per un periodo più lungo. Mio nonno era preoccupato per le costose spese ospedaliere e voleva essere dimesso prima. Tuttavia, gli ho spiegato che a casa non c'era nessuno che potesse prendersi cura di lui, quindi era necessario che rimanesse in ospedale. Lui ridacchiò e disse: «Ok. Non ho mai pensato che fossi così testardo, ma ora vedo che hai preso da tua madre nell'essere così determinato. Ti esorto a tornare subito agli studi, perché hai già vinto. Nonno, avevi promesso di non farti dimettere solo per risparmiare se le tue condizioni fossero peggiorate. Sarebbe ancora più costoso, ok?» Li supplicai sinceramente e tornai all'università. Studiai fino a tardi nella biblioteca di legge e poi tornai al mio appartamento. Quando mi avvicinai alla Narrow Street, dove si trovava il mio studio, cominciai a sentire come se qualcuno mi stesse seguendo e la paura cominciò a farsi strada. Pensando che sarebbe stato più sicuro chiamare qualcuno in aiuto, cercai nell'elenco telefonico. Ma purtroppo non avevo nessuno da chiamare. Non potevo nemmeno chiamare mio nonno perché ero concentrato solo sullo studio. Sentendomi disperata, iniziai a correre il più velocemente possibile. La persona che mi seguiva cominciò a inseguirmi con la convinzione che fosse un criminale. Ero determinata a non fargli scoprire dove vivevo. Così continuai a correre fino a raggiungere la vicina stazione di polizia. Con il fiatone, entrai nella stazione di polizia e gridai aiuto. Un giovane agente di polizia si è avvicinato e mi ha chiesto se stavo bene. È uscito immediatamente per cercare l'uomo sospetto. Dopo circa 5 minuti è tornato con un bicchiere d'acqua, rassicurandomi che ero al sicuro, dimostrando grande gentilezza. Mi ha anche accompagnata a casa mia e mi ha dato il suo numero di telefono da chiamare in anticipo quando sarei tornata a casa. Mi ha promesso di incontrarmi alla stazione degli autobus e di accompagnarmi in sicurezza. Provai un'immensa gratitudine e un senso di sicurezza. Questo incidente lo ha portato a diventare mio marito. Da allora mi assicurai di non camminare da sola a tarda notte. Mio marito era preoccupato per la mia sicurezza. Così, anche nei suoi giorni liberi, pattugliava di proposito le strade del mio quartiere di notte. Sorprendentemente, un ladro entrò nel mio studio. Anche se non c'era nulla di prezioso da rubare, terrorizzata, ho chiamato immediatamente il 911. Sorprendentemente, fu mio marito a rispondere alla chiamata e a venire in mio soccorso. Questo evento ha consolidato ulteriormente il nostro legame di coppia. Controllava sempre me, che vivevo da sola nell'appartamento, e prestava molta attenzione al mio benessere. Mi interessai sempre di più a lui e presto iniziammo a frequentarci ufficialmente. Poiché mio marito aveva esperienza nella preparazione dell'esame di polizia, mi aiutò in molti modi mentre mi preparavo per l'esame di avvocato. A quel punto mio nonno era stato dimesso dall'ospedale e, nonostante le mie obiezioni,
Insistette per tornare a lavorare come inserviente. Non potevo sopportare di lasciare mio nonno da solo, così presi la decisione di tornare a casa per vivere con lui. Cara persona stimata, è necessario che lei ritorni al più presto al posto che le è stato assegnato. La situazione attuale richiede il riordino di questo luogo. Perché deve causare un tale disturbo tornando qui all'improvviso? Le assicuro che sono in buona salute dopo l'intervento chirurgico e le chiedo gentilmente di ascoltare i consigli del suo caro nonno. Vivere insieme allevierebbe di molto le mie preoccupazioni. La separazione mi causa eccessive preoccupazioni, ostacolando così la mia capacità di concentrarmi sugli studi. Nonostante la sua precedente riluttanza, l'amore di mio nonno per me lo costrinse a mettere da parte la sua ostinazione e a permettere il mio ritorno quando me ne andai. Osservai la sua espressione soddisfatta. È interessante notare che questo cambiamento di circostanze ha portato dei miglioramenti nella mia vita. Riuscii a studiare e a frequentare contemporaneamente, e così riuscii a superare l'esame di abilitazione alla professione di avvocato. La notizia del mio successo ha portato immensa gioia sia a mio nonno che a mio marito. Tuttavia, la persona che ha provato il più alto livello di felicità sono stata io stessa. Mi sentivo gratificata sapendo di poter garantire a mio nonno una vita migliore e aspettavo con ansia di parlare di matrimonio con il mio amato. Mi sembrava di aver portato a termine il compito più importante della mia vita, tuttavia, rimaneva un'ansia persistente. Quella di proseguire gli studi per specializzarmi in vari settori legali. Nonostante ciò, mio marito prese l'iniziativa di fare una proposta di matrimonio formale. Anche se io mi stavo impegnando in una formazione legale supplementare, espresse il desiderio di un'unione rapida. Il nostro corteggiamento era durato circa 3 anni, quindi non vedevo alcun motivo per rimandare ulteriormente. Di conseguenza, accettai la sua proposta. Sfortunatamente, emerse un ostacolo inaspettato, che intralciò i nostri piani di matrimonio. Si trattava dell'obiezione della mia futura suocera alla nostra unione. Le sue motivazioni derivavano dalla mia educazione, cresciuta esclusivamente da mio nonno senza la presenza dei genitori. Inoltre, disapprovava l'occupazione di mio nonno come bidello. Lui aveva anche superato l'esame di Stato, ma le sue riserve persistevano a causa della mia educazione. Riteneva che una nuora con un'educazione e un decoro eccellenti superasse l'importanza dell'intelligenza. Dopo aver appreso la sua obiezione, credevo che comportandomi in modo appropriato e ottenendo la sua approvazione avrei potuto risolvere la situazione. Tuttavia, nel momento in cui l'ho incontrata per la prima volta, ho capito la follia del mio pensiero. Mi scuso per la franchezza, ma desiderare una nuora con una professione rispettabile contrasta con il desiderio di una persona cresciuta in un ambiente familiare stabile, che abbia acquisito saggezza attraverso l'esperienza. Inoltre, la mia disapprovazione per la presenza di un inserviente in famiglia deriva da ragioni personali. Madre: la signora in questione mostra maniere impeccabili e possiede un carattere encomiabile. È ingiusto usare l'occupazione del nonno come scusa per opporsi al nostro matrimonio. Con il tempo, spero che comprenderete i miei sentimenti. Si sa che il rapporto tra suocere e generi può essere difficile, ma è importante avere dei suoceri che ti sostengano. Proprio come ha fatto tuo padre quando è diventato poliziotto, suo nonno materno è stato una grande fonte di sostegno per la carriera di suo padre. Anche se suo padre non ha offerto alcuna assistenza, avere suoceri comprensivi e disponibili può essere utile in molti modi. Non avevo parole quando la madre di mio marito mi ha detto che aveva bisogno di suoceri che lo sostenessero. Io avevo mio nonno, ma non avendo i genitori non avevo nulla da dire in quel momento. Come lei ha sottolineato, mio nonno non poteva fornire alcun sostegno a mio marito. E questo mi ha spezzato il cuore, perché anch'io stavo perseguendo una carriera in legge e aspiravo a specializzarmi in un campo specifico. Ritenevo che le mie qualifiche fossero discrete e credevo che la mia competenza e le mie capacità fossero sufficienti per gestire qualsiasi situazione. Tuttavia, non mi sarei mai aspettata di sentire un simile ragionamento. Mio marito mi pregò di non preoccuparmi, assicurandomi che avrebbe parlato della situazione con sua madre quando saremmo tornati a casa. Mio nonno osservò la mia tristezza dopo aver conosciuto la mia futura suocera.
Proprio come quando fui ammessa all'Harvard College, in quel momento non mi disse nulla. Anzi, mi comprò il mio cibo preferito, il pollo fritto, nel tentativo di rendermi felice. Quel giorno, però, non riuscii a mangiare il pollo perché ogni boccone mi sembrava bloccato in gola. Era come se mio nonno capisse come mi sentivo. Più tardi, mio nonno andò a parlare con mio marito e imparò tutto da lui. Poi, per un po' di tempo, mio nonno si dedicò a liberare casa sua da tutto il disordine che si era accumulato. Deve avergli fatto male, visto che poi si è ammalato. Quando ti ho chiesto di aiutarmi a spostare quelle cose, hai rifiutato, ma ora stai facendo tutto da solo. Anche contro il consiglio del medico di non sforzarti troppo, pensavo che pulire mi avrebbe fatto sentire meglio. Ma dopo quell'incidente mio nonno non ha detto una parola. Credo che pensasse che dire qualcosa mi avrebbe solo fatto male. Poi, un giorno, mio marito chiese aiuto a suo padre e chiese se io e mio nonno potevamo cenare insieme a loro. Naturalmente, questo includeva sua madre, che secondo mio marito si era opposta a me. Sua madre non sarebbe mai andata contro il volere di suo padre. Così, dopo aver sentito tutta la storia da suo figlio, rimproverò sua moglie per aver discriminato qualcuno in base alla sua occupazione. Poi ci ha invitato a cenare insieme in modo informale. Tuttavia, il pensiero di incontrare di nuovo la madre di mio marito mi angosciava parecchio, per cui ero riluttante a uscire e a unirmi a loro. Toccò a mio nonno prendere una decisione, il mio caro padre, che una volta mi disse: «Perché dovresti sentirti meno? Vai a incontrarli, di quello che vuoi, e io sarò al tuo fianco». Con riluttanza, andai a incontrare entrambe le parti della famiglia. Quel giorno in particolare non ebbi la possibilità di dire nulla, ma anche se non mi sposerò, esprimerò comunque tutto ciò che voglio dire. Quando entrammo nel ristorante, mi rassicurai che mio marito e la sua famiglia non erano ancora arrivati. Così, io e mio nonno ci sedemmo in una stanza da soli. Tuttavia, notai mio nonno seduto rigidamente, pieno di nervi. Vedendolo così, il mio cuore soffriva per lui. «Nonno, mi hai insegnato a essere sicuro di me e a dire quello che penso, ma perché tremi più di me?» «Non sono nervoso, davvero confuso», mio nonno chiese. «Cosa vuol dire che sono rigido? Di che cosa stai parlando? Non sono mica una di queste persone. Perché non riescono a essere puntuali?» Proprio mentre lo diceva, la porta si aprì ed entrarono mio marito e la sua famiglia. Percepii chiaramente che sua madre non voleva venire, perché la sua espressione era cupa. In quell'istante ho quasi perso le speranze sulla possibilità di sposarmi. All'improvviso, sentii il calore della mano di mio nonno che mi stringeva dolcemente, assicurandomi che sarebbe stato lì per me. Quel tocco rassicurante mi ha trasmesso più di quanto le parole avrebbero mai potuto fare. Poi accadde qualcosa di inaspettato. Mio suocero, che al suo arrivo sembrava smarrito, notò mio nonno e mostrò uno sguardo di stupore. Senza preavviso, cadde in ginocchio davanti a mio nonno. Anche mio nonno sembrava perplesso, ma mio suocero tremava mentre parlava. «Non ti ricordi di quando avevo l'età di mio figlio? Stavo rovistando in un mucchio di rifiuti per trovare la mia carta d'identità e il biglietto d'esame. Ero un giovane magro, affamato da giorni». «Sì, me lo ricordo», rispose mio nonno, che si rese conto della situazione. «Com'è possibile che io abbia l'opportunità di incontrare proprio te?» «Punto», mio suocero continuò, con la voce ancora tremante. «Grazie a te, sono riuscito a completare l'esame e a superarlo. Sono diventato un agente di polizia e ho vissuto una bella vita. È davvero incredibile. Quando ho visto suo figlio, ho pensato spesso a lei. Forse perché è un poliziotto, ma per certi versi ti assomiglia. La vita funziona in modi misteriosi». Il nonno lo riconobbe con stupore. Quel giorno mio suocero aveva quasi rinunciato a sostenere l'esame, ma mio nonno gli disse di perseverare, di non arrendersi così facilmente e di cercare ancora una volta tra i rifiuti accumulati nella sua strada. E in quei mucchi trovò il suo biglietto d'ingresso. Con il biglietto e la carta d'identità in mano, il nonno ha raccontato la sua esperienza di custode. Sottolineò la soddisfazione di ripulire le strade dalla sporcizia e dall'immondizia, suggerendo che diventare bidello era un ruolo nobile nella società. Proponeva che se tutti avessero contribuito a ripulire il mondo, si sarebbe provato un immenso senso di orgoglio. Queste parole rimasero impresse a mio suocero,
anche quando avanzò nella sua carriera e affrontò varie tentazioni. Le parole del nonno hanno agito come uno scudo protettivo contro le sfide di quel giorno. Mia suocera si scusò con me, riconoscendo che ero cresciuta senza una grande guida da parte della mia famiglia. Espresse l'orgoglio di essere stata cresciuta da un uomo ammirevole come mio nonno e riconobbe persino il mio successo nel superare un esame difficile come quello di avvocato. Da quel giorno in poi, il suo atteggiamento nei miei confronti cambiò e mi espresse spesso gratitudine e scuse, prima del nostro matrimonio. I miei suoceri mi hanno assicurato che non dovevo preoccuparmi di preparare nulla e mi hanno invece incoraggiato a concentrarmi sulla mia formazione legale specialistica. Dopo aver completato la mia formazione, abbiamo celebrato il nostro matrimonio. Mia suocera mi trattò così gentilmente che la gente la scambiò per mia madre. Mio suocero si vantava orgogliosamente di me davanti agli altri, provocandomi un'ondata di imbarazzo durante il ricevimento di nozze. Mio nonno si sedette al capotavola come unico membro della mia famiglia, guardandomi con occhi pieni di lacrime e di gioia. Ricordo ancora vividamente il sorriso radioso sul suo volto rugoso inizialmente, quando fui mandata a vivere con mio nonno dopo l'improvvisa scomparsa di mia madre. Credevo di essere la persona più infelice del mondo. Tuttavia, mi resi presto conto che vivere con mio nonno era una benedizione sotto mentite spoglie. Durante l'adolescenza non gli avevo mai espresso il mio amore. Non mi era passato per la testa e da adulta mi vergognavo troppo a dirlo ad alta voce. Tuttavia, con l'avvicinarsi del giorno del mio matrimonio, non riuscivo a togliermi di dosso la sensazione che avrei rimpianto profondamente di non avergli trasmesso il mio amore. Così, poco prima di partire per la luna di miele, pensai di confessargli i miei sentimenti. Inaspettatamente, fu il nonno ad avvicinarsi per primo. Mi consegnò una busta con su scritto la mia amata nipote. All'interno aveva scritto un messaggio accorato per congratularsi con me per il mio matrimonio ed esprimere il suo amore per me. Vedere la sua calligrafia familiare mi ha provocato un'ondata di emozioni che mi ha travolto come una tempesta e le lacrime mi sono scese sul viso. Ben presto le mie lacrime divennero contagiose e tutti i presenti al matrimonio si unirono a questa liberazione emotiva. A tutt'oggi, ogni riunione di famiglia consiste nel ricordare quel giorno indimenticabile e nell'apprezzare il legame che condividiamo. Aspiro a diventare assistente del procuratore distrettuale. Il mio cuore va a mio marito, che non può godersi appieno la nostra vita di coppia perché io sono occupata a leggere numerosi casi ogni giorno, come mio nonno. Il mio obiettivo finale è diventare un custode che pulisce questo mondo corrotto. Nonostante sia un novizio in questo campo, mi impegno con tutto il cuore in questa missione. Mio nonno, che è ancora vivo, continua a portarmi il mio piatto preferito, il pollo fritto. Ogni volta che viene a casa nostra, gli suggerisco scherzosamente di portare anche il cibo preferito di mio marito, suo nipote, ma lui insiste che vuole accontentare solo me. Quest'anno compio 90 anni e il mio unico desiderio è quello di avere il mio amato nonno al mio fianco il più a lungo possibile, proprio come nel presente. Spero di assaporare il pollo fritto che gentilmente mi compra per un periodo di tempo considerevole. Anche se questa storia doveva parlare del mio matrimonio di successo, involontariamente mi sono concentrata di più su mio nonno. Infine, voglio esprimere il mio profondo amore per mio nonno. Egli gode del massimo rispetto nel mio cuore, superando chiunque altro in tutto il mondo. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Vi auguro sinceramente che ogni vostro giorno sia pieno di felicità e gratitudine. Il vostro incoraggiamento e i vostri saggi commenti nella sezione dei commenti significherebbero molto per me. Il vostro sostegno attraverso i mi piace e le sottoscrizioni sarà molto apprezzato. Vi auguro una buona giornata.